Allora, diciamo quasi alla fine, cosa è successo? Che un sito che si chiama Bitcoin Fog, che gestiva e riciclava, perché si occupava proprio di riciclo, 1,5 milioni di Bitcoin circa all'ora, allo scambio di prima circa 335 milioni di dollari, è stato chiuso, sequestrato, eccetera. Perché? Cosa ha fatto questo qua? No, questo solo per capire. Questo qui è l'annuncio, quindi il tipo è stato preso, ok? Ma come mai l'hanno preso? Tu dici, ma come? Ha fatto una rete nel dark web, tutta nascosta, come ha fatto a beccarlo? No? Ma non era un luogo, come dire, dove sei sicuro di poterti nascondere? In realtà, com'è che li pescano di solito? Li pescano così. Questo qua nel 2011 ha fatto un annuncio in un forum aperto su Bitcoin Talk, non dentro al dark web, dicendo, ah, che ne dite di aprire, se uno aprisse un luogo dove fare riciclo di Bitcoin, no? Praticamente denaro sporco. E questo è stato monitorato, trovato ovviamente dalle forze dell'ordine, e hanno chiesto a Microsoft, perché era scritto da un account Hotmail, hanno chiesto a Microsoft e hanno detto, ascolta, ma chi è questo qua? Sono andati a vedere e hanno scoperto che questo qua è questo tipo qua, che si chiama Sfighe Nasviolad, tipo, non so, che praticamente è lui. L'hanno preso e l'hanno portato dritto in galera, anche se ha usato la VPN, le cose ovviamente hanno trovato tutto. È stato arrestato a Los Angeles, eccolo qua, e l'hanno preso. Quindi capite che non è una questione di, non si tratta semplicemente di nascondere le proprie tracce, che bisogna nascondere proprio tutte. Un po' come quando pescano fortunatamente i vari, no, gli assassini, come fanno? Alla fine li pescano per motivi diversi. Da, no, che per errori che hanno fatto, e qui gli errori se ne fanno sempre.